possiamo accontentare il professor Bava, un centrocampista creativo alla Juventus in questa sessione di mercato? Lo sai meglio di me che comunque la Juve si è prefissato un obiettivo, non so se sia creativo, ma è sicuramente un giocatore che in questo momento ha uno status, soprattutto nell'ultima stagione ha guadagnato uno status che lo rende tra i migliori, sicuramente tra i migliori interpreti del campionato, ma forse anche il migliore interprete del campionato e tra i migliori al mondo, perché comunque Kop Meiners è un giocatore che sa fare tante cose, le sa fare bene, perché comunque lo puoi mettere davanti alla difesa, lo puoi mettere da dietro le due attaccanti, ha una grandissima conclusione, sa legare i reparti, non è quel giocatore probabilmente che palla al piede ti fa innamorare, ma è quel giocatore che ti dà anche geometrie, che ti dà resistenza, che ti dà poi 4 anni con Gasperini ti portano ad avere anche un'attitudine, anche una capacità, di letture tattiche molto interessanti. La valutazione è alta, ma aggiornaci sulla valutazione, dai. Favorisce questa voglia della Juve di arrivare a questo obiettivo che ormai sappiamo essere l'obiettivo principe, che nel colloquio che c'è stato Gasperini e la dirigenza, sul quale Gasperini ha avuto delle rassicurazioni importanti sulla continuità aziendale, nel senso sulla continuità di avere una squadra ambiziosa anche nella prossima stagione, l'unico sacrificio preventivato è quello di Kop Meiners. Cosa vuol dire? Che comunque l'Atalanta è entrata nell'ordine delle idee che questa potrebbe essere l'estate giusta per cedere Kop Meiners. E vi dico di più, Kop Meiners ha già un accordo di massima con la Juventus. È chiaro che in un'operazione di questo tipo conta leggermente meno che rispetto ad altri tipi di operazioni, perché comunque avere l'accordo con il giocatore è uno step fondamentale. In questo momento la Juve sa che il grosso da fare è trovare quello con l'Atalanta, ma si parte con una volontà da parte del giocatore di misurarsi in un contesto sicuramente più competitivo, e io credo che comunque la Juventus stia lavorando sotto traccia, ma anche non sotto traccia, per preparare il terreno un'offerta migliore rispetto alla prima, che a me risulta essere di quasi 40 milioni di base fissa più 4-5 milioni di bonus. Deve avvicinarsi ai 60, probabilmente non arriverà a quota 60, ma secondo me se dovesse arrivare tra base fissa e bonus a una cifra vicina ai 55... Scusami, contropartite... Contropartite? Sulle contropartite si può ragionare solo sul nome, anche se non ho capito se è un nome che su due nomi forse, però il nome che sembra essere... Tranquillo Daniele, sono i gabbiani questa roba che senti, stai tranquillo. prima mi ero spaventato, poi ho capito che ancora gabbiani. Il potere di far star zitti i gabbiani non me l'hanno dato, cioè San Francesco parlava con gli uccelli, io non parlo con i gabbiani. Ma è meno male, contropartite. Mattia Sulè, quello è sicuramente la contropartita che piace di più. È stato proposto Miretti, ma in realtà Miretti dovrebbe andare al Genoa. È chiaro che puoi anche fare, che comunque riesci a fare player trading, riesci a prendere soldi da eventuali cessioni, non hai bisogno di comunque proporre per forza di cose due giocatori all'Atalanta. Ma ripeto, l'Atalanta e la Juventus sono rimaste con una stretta di mano cordiale, con la promessa che l'offerta sarà migliorata nelle prossime settimane, una volta che la Juve avrà chiaro anche il mercato in uscita, che sappiamo esserci tanta carne al fuoco. Allora, non ho capito chi è la possibile contropartita. Sulè. Mattia Sulè. Non ho capito, scusate. Scusa, no, però voglio aggiungere una cosa, perché mi risulta che... L'aggiungo perché il ragionamento fin qui fila assolutamente perfetto, anzi c'è stato un aggiornamento importante quello che ci dice Daniele, perché la Juve non si sottrae di fronte all'Atalanta dalla concreta possibilità e quasi una promessa di aggiornare la prima offerta che aveva fatto al rialzo. Su Sulè, irrompe il tema Hausen-Atalanta, perché mi hanno spiegato. Sulè e dal primo minuto di questa idea dell'Atalanta un po' resistente,
Cioè, Sule ha l'idea di andare a giocare all'estero. Ha delle situazioni, Bayer Leverkusen, vi confermo la richiesta di informazioni di Aston Villa, Crystal Palace è stata rifiutata un'offerta dalla parte della Juve, ma il giocatore sta guardando fuori dall'Italia, ma da mesi, ok? Quindi lui non era caldissimo rispetto all'ipotesi Atalanta, mentre l'Atalanta adesso, io non so quanto c'entri Scalvini o no, ma a me è stato riferito ieri e l'ho letto anche poi da qualche parte, effettivamente ha posto il nome di Denhausen. Ovviamente anche qui c'è da capire, secondo me si tratta di operazioni slegate, ma che possiamo dire sono slegate, ma di fatto agli occhi della Juve sono legate, perché nella seconda proposta che andrò a fare, se so che posso andare a incastrare un'altra situazione importante, perché Hausen non vale 5 milioni e l'Atalanta oggi su questo tipo di profili investe, guardate cosa ha fatto con De Ketelaere, guardate cosa aveva fatto persino con altri giocatori che è andato a ripescare, Scamacca è andato a ripescarlo dal che sembrava là nel fango della Premier, un giocatore, un pulcino, no? Daniele, è una situazione effettivamente su cui secondo me la Juve sapere di avere una trattativa parallela che può andare a buon fine, Miretti Genoa molto più alta di Miretti Atalanta, ma Miretti Bologna ci è tornato sopra, per esempio, quindi è una situazione interessante. Non ti so sento se poco è... però dico, su Hausen tu sai qualcosa in generale adesso. Su Hausen sai qualcosa in generale? In questo momento non vi sento, ragazzi, non so voi, ma non riesco a sentirvi. Noi ti sentiamo. Noi sì. Allora provo a abbandonare e rientrare. Vai. Allora Luca, tocca a te, Antonè. Oggi ce n'ho tante, vengono da varie fonti qui, però per prima cosa parliamo della notizia che è stata ieri. Ma scusa, no, veloce, ma a te di Cop Miners hanno mai parlato? Perché noi abbiamo dato un aggiornamento importante, ma tu non ce n'hai mai parlato. No, Cop Miners io non ho notizie su cosa. Perfetto. Allora, parliamo della prima cosa. Allora. Eccomi, mi sento bene adesso. Ottimo. Parliamo della prima cosa che è l'accordo che Allegri ha fatto con la Juventus e, non so, dammi atto anche questo previsto, perché ho detto... Se Allegri si metteranno d'accordo entro breve. Allora, ma perché si sono messi, ragioniamoci, perché si sono messi d'accordo così velocemente? Un ragionamento, dacci la notizia, ragionamenti sono... No, perché in questo caso il ragionamento è la notizia è il ragionamento. Ah. Allora, perché Allegri si è messo d'accordo rinunciando, qua mi scrivono della grigliata, la grigliata la faremo, a settembre come la mia moglie via da casa facciamo la grigliata con 50-100 utenti Juventus all'Argentario scelti, le sceglieremo tra... Allora, devono essere Angeliniani o Mombraniani, dico bene? Giusto, questa è la prima caratteristica. No, poi, Daniele, comunque, Daniele, tu hai capito le cifre dell'accordo Allegri-Juve? Dovrebbe, quindi... da quello che ci dicono fonti vicine al club bianconero, anche se non sono ufficialissime, dovrebbero essere tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Con oneri a carico della Juve, quindi un 26% circa sulle buone uscite. Quindi... Allora, qui c'è una cosa, io vi dico una cosa, innanzitutto, aspetta che trovo il messaggino, che allora, se l'incentivo all'esodo dal risparmio della parte contributiva, quindi un 30%. Se poi la società avesse riconosciuto parte della somma a titolo di danno, allora su quella parte il risparmio rispetto al lordo sarebbe pari al 50%. Quindi adesso a occhio e croce con risparmio la Juventus si paga un 20% ulteriore, dai. Si paga Thiago Motta. Con risparmio di Allegri. Con risparmio. Se Allegri rinuncia a 3-4 milioni di euro, quello che è, ragazzi, perché rinuncia a 3-4 milioni di euro? Perché lui è convinto se fa la causa di rinuncia. Secondo me, perché ha un'offerta in mano.
Daniele Longo, prima cosa, quanto guadagnerà Motta e dove e se allenerà Allegri? Sensazioni da quello che sappiamo noi, Motta, che comunque qua i nostri amici di Juventus sanno che ne parliamo da tantissimo tempo, alla fine è andata al traguardo. Da quello che abbiamo capito guadagnerà sui 4 milioni di euro di base fissa, 3,8/4, più ricchi bonus, che comunque sono legati ai risultati naturalmente ottenuti dalla Juventus, che otterrà la Juventus nella prossima competizione, nella prossimo campionato, ma anche a seguire nelle stagioni successive, dovrebbe arrivare un massimo di 5 milioni di euro. È un ingaggio importante, secondo me. Io leggo in questa maniera: la Juve parte da un ingaggio importante con dei bonus importanti, perché vuole dare anche un messaggio a Thiago Motta. Al primo anno va bene, sarà difficile perché comunque devi rivoluzionare quella che è stata, diciamo, una squadra costruita. Ricostruire le macerie di Allegri, diciamo. Non lo volevo dire così, ma comunque devi trasformare una squadra. Non ti far condizionare, Daniele. Non lo volevo dire in questa maniera, ma non dirlo. Devi stillare nei giocatori, tra quelli che arriveranno, quelli che resteranno, una mentalità totalmente diversa, perché comunque parliamo di due allenatori bravissimo. Totalmente diversi, proprio come mentalità, come strada per arrivare al medesimo risultato, perché Allegri gioca per vincere e Thiago Motta gioca per vincere. Sono due che comunque hanno un astio profondo nei confronti del risultato, che non sia la vittoria. Tutti giocano per vincere, c'è qualcuno che si incazza di più se poi non ottiene la vittoria. Thiago Motta è uno di questi. Secondo me questo tipo di ingaggio è un segnale anche all'allenatore, nel senso, sì, devi ricostruire tutto, ma noi ti stiamo prendendo perché ti stiamo dando già uno status di allenatore, non dico a 5 stelle, ma a 4,5. Ma lui, sai che lui non la soffre questa cosa? No, Daniele, è quello che è piaciuto. Guarda, dici una cosa verissima, Luca, perché io avevo sempre dei dubbi quando mi hanno riferito questa indiscrezione sul fatto che, conoscendo la metodologia di Giuntoli, conoscendo la metodologia di Thiago Motta, sai, quando ci sono due personalità così forti, due uomini di campo così forti, con idee della gestione anche un po' diversa, ho detto, ma come fanno a coesistere? A me mi hanno spiegato questo. Sai come coesistono? Che hanno tutti e due la stessa visione. Si deve arrivare al risultato con una proposta, con un progetto che può avere uno sviluppo di 1, 2, 3 anni. Se ci arriva il primo anno, tanto di guadagnato, ma ci devi arrivare. Bravissimo. È quello che ti fa coesistere. Quando avete la stessa visione, purtroppo le altre squadre, io lo vedo nella squadra che seguo un po' di più, anche se Milan. Che seguo di più che il Milan, ma io la Juve la sto seguendo anche un po' di più quest'anno. Il Milan non ha una visione comune. Quando tu prendi un allenatore che deve avere un'altra visione, tu sai che Thiago si è rifiutato di parlare col Milan, ma perché quello, secondo me, ti fa capire anche la convinzione, perché molti allenatori, più i giocatori, però anche molti allenatori avvisano le società: non abbiamo firmato nulla, io ho un accordo con te, mi hai chiamato il Milan, ascolto anche loro. Quando loro hanno capito che Thiago Motta non ha voluto proprio parlare, hanno capito che comunque era troppo convinta come scelta, e io non credo che sia dovuta, con tutto il rispetto per la Juventus e per Thiago Motta, un amore nei confronti dei colori bianconeri. È sicuramente una scelta, perché quello che ha fatto Arabia Allegri, secondo me, ha dato ancora più fiducia a Thiago Motta, perché i primi contatti tra Thiago Motta e Giuntoli arrivano quando la Juve è prima e seconda in classifica a gennaio. Il Bologna stava facendo bene, ma non era sicuro che concludeva bene la stagione, perché molte squadre vivono quel momento che sono al top fino al primo giro di boa, quindi al giro di andata, e poi scendono. Secondo me lì ha capito che la Juventus stava scegliendo il profilo Thiago Motta, non quello che ha fatto Thiago Motta al Bologna. Stai scegliendo un'idea, un qualcosa di importante, e secondo me Thiago Motta, che ha aspettato 5 mesi, che non ha tradito la parola, che comunque l'ha difesa fino all'ultimo, che ha fatto anche una scelta secondo me giusta, perché comunque oggettivamente al Bologna io auguro il meglio, perché è sempre bello vedere una realtà di questo tipo raggiungere dei risultati impensabili, però era anche impensabile pensare che potesse fare meglio. Quindi, arrivare fin qui, certo. Cioè, tra Bologna italiano o Tudor? Ma secondo me l'italiano ha chiesto tempo, perché secondo me probabilmente gli è stato chiesto di mantenere la squadra a un livello stabile, come un po' l'Atalanta. Italiano ha qualche dubbio in più, ma soprattutto secondo me questo dubbio gli è arrivato dai procuratori, che gli hanno detto,
Vincenzo, aspetta un attimo perché sta succedendo qualcosa di strano alla Lazio. Forse, forse è meglio aspettare la Lazio. Strategia? Poi magari tu da non va via, tu dici di no al Bologna e rimani con un pugno di mosche in mano. È vero che comunque non gli ha detto no, non lo faccio, non andiamo avanti. Dammi qualche giorno per riflettere. Antonello, però, se riparano la barca mentre vai avanti, diccelo. Cioè, io ti ho detto, Antonello, tu devi comunicare con le persone di fianco a te e dire io sono in una live, perché non può succedere qualunque cosa mentre ve leggi. Daniele, flash Rabiot, se hai un... Però aspetta, in... mi fai finire però, scusami. No, aspetta, su questo invece intervengo io. Vai. Allora, il ragionamento di Allegri perché l'ho fatto? Allegri potrebbe finire... Secondo me, un ragionamento al Manchester United. Se Allegri va al Manchester United, ci potrebbe essere un'azione di disturbo sul rinnovo di Rabiot. E qui vi do un'altra notizia, che è stato proposto a Rabiot un pluriennale serio, importante, non un anno... No, dalla Juve, non un anno, due anni, diciamo il famoso contratto ponte per non perdere il parametro zero, stile quello che hanno proposto a Chiesa, ma o che si vocifera, ma hanno proposto un contratto vero, importante, con i bonus, con tutto quanto, con una cifra che vorrebbe... Un contratto molto strutturato che forse, esatto, ha colto di sorpresa anche Rabiot, che però aveva ricevuto la chiamata di Thiago. Oh, aspetta, no. Io non so se ha ricevuto la chiamata di Thiago. Io so che hai licenziato per giusta causa il comandante della... Poverino, sta pulendo dentro. Allora, detto questo, il Manchester potrebbe attirare Rabiot con Allegri e quindi fare un'opera di disturbo nel rinnovo di quel centro, nel rinnovo di quel contratto, che è secondo me importantissimo per il centrocampo, perché alla fine non è che puoi comprare con Mainz e un altro, se hai già Rabiot rientra Fagioli, ma poi cos'è che succede, che aspetta, poi ti affronto anche tu, poi ti affronto anche tu, dove ho notizie. Chi? Douglas Luiz. Allora, non può stare tutto il pomeriggio, Daniele, Rabiot, situazione fotografata da te, dalla redazione di Calciomercato. Guarda, te la faccio in tre punti più veloce possibile. Douglas Luiz, cosa sta succedendo? Su Rabiot tre foto. La prima, giocatore ideale per Thiago Motta. La seconda, Thiago Motta vuole comunque avere 2, 3, 4, 5 giocatori che sanno cosa vuol dire vincere, che sanno cosa vuol dire la Juve e che sanno cosa vuol dire la pressione per ripartire. Terzo flash, offerta a me risulta biennale, ma può anche essere che sia più alta, leggermente cifre inferiori a quello che è il suo ingaggio attuale, ma sono veramente una distanza minima ed è uno sforzo enorme, perché la Juve, se ricordate bene, all'inizio voleva offrirgli il rinnovo del contratto a cifre molto molto più basse. Si fa voleva, all'inizio la Juve si sentiva, aveva l'idea anche di poter essere nel dovere di fare un'offerta, ma di fare un'offerta per farsi dire di no. Esatto. Poi è cambiato qualcosa in maniera drastica. La Juve ha sorpreso Adrien Rabiot con un'offerta molto importante. Per quanto riguarda Douglas Luiz, se lo prendete, fate un grande colpo. Non dimentichiamo una cosa, scusami, su Rabiot. Che Rabiot al Paris Saint Germain è stato quasi allevato da Thiago Motta. Sì, è vero. Quindi c'è un rapporto molto speciale. Quindi quello che lo porterebbe ipoteticamente solo in un altro è un'offerta molto più alta, non più alta di 1 milione, perché lui sta a Torino, sta bene a Torino. Decreto crescita rinnovabile. Decreto crescita rinnovabile. E poi lì ti dico anche un'altra cosa sul decreto crescita di Thiago Motta. Dopo, attenzione, questo è interessante. Finisce però prima Daniele su Douglas Luiz. Allora, posso confermare che sia, a parte che è un giocatore fortissimo, che ci siano stati dei contatti con la Wasserman, l'agenzia che ne cura gli interessi, con Giuliano Bartolucci soprattutto, che ne fa un po' che comunque lo gestisce anche in maniera abbastanza personale.
ho qualche dubbio sulla costruzione della trattativa con McKennie, perché McKennie potrebbe anche interessare alla Aston Villa, ma credo che sia improbabile ragionare su uno scambio. Per me saranno due operazioni che nascono slegate e che possono essere bilanciate dall'esborso che la Juve intende fare per Douglas Luiz. Ormai, ragazzi, quando si parla di prestiti, io ho sempre chiesto questa cosa, quando si parla di scambi tendenzialmente non esistono. No, sono accordi secondo il quale io la Juve paga 60 milioni Douglas Luiz, con al primo anno prendiamo 30 milioni, noi prendiamo McKennie e fra un anno promettiamo che mi prendiamo un altro giocatore della primavera. Di solito sono questi tipi di operazioni qui. Si sta parlando, non credo che sia alternativo a Cup Miners, perché comunque sono anche caratteristiche. E a Rabiot? A Rabiot probabilmente sì, però non ne sono nemmeno sicuro, perché se la Juventus ha la possibilità di cedere, come vuole cedere, 5, 6, 7 giocatori, liberarsi di qualche ingaggio pesante, non facile, perché c'è, da quello che risulta a me, vuole fare l'ultimo anno a Torino, non gli interessa niente di Di Gregorio, 2025 scade il contratto a prendere gli scarpini al chiodo. Questo è quello che mi dicono che si è trapelato nello spogliatoio. Come sono abbastanza sicuro che Danilo non vuole andare via e anche lui sta pensando all'ultima stagione a Torino per poi valutare il futuro, e mi hanno detto Napoli improbabilissimo, cioè se poi Napoli proprio improbabile. Scusa, però comunque tu hai detto 5-6 nomi, questi sono i primi due giocatori che la Juve vuole vendere. Scusa, chi è Napoli probabile? Non ho capito. Danilo. Sicuramente Sule è il primo nome. Eisen il secondo. Sule lo vogliono tutti, praticamente. Sule lo vogliono tutti. Ma voi dovete seguire questo canale. Poi Barrencheña, Miretti. C'è un nome che comunque Thiago Motta ha detto per favore, proviamo a non venderlo. Bremer, ma non lo vogliono vendere, e secondo me è molto di più Chiesa di Bremer, molto più Chiesa che Bremer. Cioè, se loro riuscissero a vendere Chiesa, Sule, Barrencheña, Illing Junior potrebbe anche essere un altro giocatore che ha mercato. Se riesce a fare, poi ragazzi, comunque sapete meglio di me che su Sule, Illing Junior, Barrencheña, tutto segno più, e quindi sono sempre soldi molto importanti. Alla fine vai a fare più o meno tra i 40 di Sule, i 30 di Chiesa, 40 a seconda del rinnovo a meno Ponte, riesci a mettere su una bella cifra, comunque riesci a mettere su 130-140 milioni, tre acquisti top li fai. Daniele, grazie, se devi andare ti lascio andare, so che sei devo pieno scappare di impegni. Che mi sta scrivendo, perché oggi è uscita la notizia su Magnani che mi sta togliendo la vita su questa cosa qua del portiere, perché il Milan, voi state pensando a chi entra. Noi ne abbiamo tre, noi ne abbiamo tre di portieri. Avete preso secondo me un miglior portiere, però vedi pure come fa Giunto, dice i due portieri, ti prende Giunto e ti dice, ti prende Di Gregorio e ti dice tu l'anno prossimo non giochi. È un po' vecchia scuola, che il calcio degli anni 90, non è Luca, chi ti ricorda questa cosa? Vabbè, non lo posso dire, io ho pensato alla stessa cosa.